Jacopo, le sconfitte sono sempre riuscite a mare, però insomma, è stata una finale bellissima, avete giocato una grandissima partita. Eh, sì, è stata una finale molto bella eh, con tanti gol. Noi purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa a Lotteria dei Rigori che sappiamo è sempre eh, un terreno all'otto, insomma, quindi, però non usciamo a testa alta perché non ci possiamo rimproverare nulla, insomma, abbiamo dato tutto nei 120 minuti, quindi... Purtroppo è andata così, ma non usciamo a testa alta. Che, che insegnamento vi lascia questa sconfitta? Ma, eh, siamo andati sopra 2-0 il primo tempo e poi il secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Secondo me quindi dobbiamo imparare a gestire meglio i risultati e non subire l'avversario, anche se ora è una squadra molto forte quindi eh, ci sta comunque di, 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 a volte di subire l'avversario, però dobbiamo cercare di. Eh, tenere meglio il risultato. Te porterai con te il gol forse più bello della tua ancora giovanissima carriera. Sì, sì, è stato uno dei gol più belli, forse il più bello, anche se purtroppo non ha portato a niente. Senti, per voi resta una stagione incredibile, meravigliosa. Eh, lo scudetto, questa, questa finale è comunque un anno. Certo, certo, noi. L'altro anno abbiamo fatto un'annata strepitosa, quest'anno stiamo cercando di ripeterci, siamo comunque, abbiamo passato il turno di Youth League, e abbiamo giocato questa Supercoppa a testa alta, il campionato siamo messi bene, quindi stiamo facendo una, una grande annata anche quest'anno e speriamo di continuare così. Ti chiedo l'ultima cosa, tu come tanti ragazzi italiani quest'estate avrai visto la nazionale, i rigori, la finale degli, degli europei, quando sei andato sul dischetto cosa ti è passato per, per la testa? No, eh, quando arrivi ai rigori sempre... ti passano mille cose per la testa, tutti i sacrifici che fai per arrivare a partite del genere e devi cercare di stare più, più libero di testa possibile perché se, se pensi troppo lo faccio, lo sbaglio, alla fine lo sbagli. Quindi ho cercato di stare il più tranquillo possibile, ho scelto un angolo, e ho calciato lì.